per il Consiglio regionale di domani abbiamo depositato una mozione urgente, con la quale chiediamo che Regione Lombardia faccia una lotta seria al bracconaggio con ogni mezzo. Il fenomeno del bracconaggio è un fenomeno diffusissimo, soprattutto in provincia di Brescia e in particolare nelle tre valli, Val Camonica, Val Trompia e Val Sabbia. In poco più di un mese sono centinaia gli uccelli uccisi illegalmente e catturati illegalmente. Di due giorni fa la notizia di un ibis eremita, un uccello rarissimo in Europa, è stato trovato morto in Val Camonica, in una zona vicina ad Arfo Boario. L'esemplare faceva parte addirittura di un progetto europeo di rinaturazione, un progetto internazionale, per cui capite qual è il danno che è stato fatto con questa uccisione. Il bracconaggio in provincia di Brescia ha superato ogni limite. Per questo chiediamo con la mozione urgente misure severissime, a partire dalla sospensione dell'attività venatoria in Val Camonica, Val Trompia e Val Sabbia. Questo non è un no alla caccia, è un no al bracconaggio. Sappiamo che ci sono tantissimi cacciatori che svolgono il loro sport preferito rispettando le regole, ma purtroppo ci sono tantissimi cacciatori che agiscono illegalmente e che danneggiano l'ambiente e che danneggiano l'ecosistema. Noi vogliamo che per primo il mondo venatorio reagisca, si svegli. Un mondo venatorio che deve collaborare con le forze dell'ordine per andare a trovare e denunciare i bracconieri che fanno il danno all'ambiente ma anche il danno dei cacciatori, perché con simili provvedimenti sono loro i primi a pagare. Noi siamo convinti che i cacciatori che rispettano le regole sono d'accordo con noi e che capiscano il senso di questa nostra richiesta. E deve capirlo anche Regione Lombardia approvando la nostra mozione urgente. Vogliamo inoltre nelle valli bresciane, Val Camonica, Val Trompia e Val Sabbia, più uomini e mezzi per contrastare il bracconaggio.